I'm a bad liar. Buonasera amici del Diretti 8 Sport, amici del calcio, ben ritrovati con il nostro appuntamento con il calcio di Serie A, il calcio internazionale. Un saluto, buon lavoro a Dino D'Angelo in regia, come sempre ben ritrovato al nostro Gabriele De Bari. Buonasera a te, buonasera a tutti i nostri spettatori che come sempre ci danno una buona fiducia. In attesa che arrivino come sempre, grazie a te Gabriele, i nostri ospiti di prestigio, io una soddisfazione me la devo levare con te, posso? Avevi ragione con Auteri. Non ne parliamo mai, però ti ho fatto sorridere. No, diciamo che è stata... Avevi ragione, dai. Mesi fa, ma io ho avuto in te anche una... Anche se qualche volta tu giustamente cercavi di tenere un po' il freno tirato per non essere troppo... diciamo che ci siamo trovati spesso su molti argomenti in comune. E lo stesso presidente, domenica sera, bluffando perché stava giocando a poker... perché bluffava, era d'accordo con noi, altrimenti il giorno dopo non sarebbe successo quello che è successo e che tu avevi preventivato quando gli hai ricordato che lui aveva già in passato fatto un'operazione simile magari a questa. Zauri non era l'attuale allenatore della primavera, no, ma il concetto è quello. Magari non servirà niente perché il cambio è arrivato tardi, perché magari il sostituto non è l'allenatore di esperienza che noi tutti avremmo voluto. Però insomma Sebastiani alla fine, come noi, non ce l'ha fatta più e si è liberato del suo tecnico. E il Milan ora comincia a temere l'Inter. È giusto quando che tu tema l'Inter, perché quando, anche se l'Inter vista negli ultimi tempi, compreso l'Inter vista in casa della Juve, è un Inter che soffre, un Inter che va in difficoltà, non è un Inter che comanda il gioco. Il Milan non è riuscito a vincere, pur avendo giocato un buon secondo tempo e secondo me non un buon primo tempo. Sono partite, te l'avevo detto, quando c'erano con noi collegati Ordine e Valentini, che temevo il Bologna, perché il Milan in casa contro queste squadre medio-piccole ha sempre manifestato difficoltà. E poi anche qualche scelta del tecnico, mi permetto di sentire. Perché tu hai Ibrahimovic e Giroud, fai giocare tutti e due insieme. Stai riattaccando Pioli. Sai, Pioli a Roma abbiamo vissuto periodi molto difficili. L'ho visto migliorato, però in certe scelte non mi piace ancora. Ne parliamo dopo di Inter e di Milan, perché io vedo collegato, o meglio, mi dice Dino D'Angelo della regia che è collegato il grande Nando Orsi. Gabriele, lo vuoi salutare? Ciao Nando! Tu? Ciao! Buonasera Nando Orsi, un piacere averla ospite con noi e dobbiamo un attimino aggiustare il collegamento audio con Nando Orsi. Chi è Nando Orsi per quei pochissimi? Nando Orsi è stato un portiere, un bravo portiere, un ottimo portiere, tanti anni di Lazio, mi sembra una ventina tra giovanile e Serie A, che poi lasciò il posto a Marchigiani, è diventato un allenatore poco considerato, ma secondo me bravo, e oggi è un ottimo commentatore televisivo, e ha interpretato tutti i ruoli in maniera importante, riuscendo sempre a trovare uno spazio adeguato alle sue personalità. Buonasera Nando Orsi, vediamo se ora ci ascolta Nando. Ancora no, abbiamo ancora qualche problema. Mi ricordi un episodio, visto che tu seguivi molto da vicino in quegli anni, della squadra di Nando Orsi? Mi ricordo quando la Lazio prese Marchigiani, sì. Noi eravamo a giocare a pallone a un meeting di Ischia e Orsi sapeva che perdeva il posto perché Marchigiani arrivava per fare il titolare
e gli disse: guarda Luca, ricordati che parare all'Olimpico non è mai facile. E aveva ragione, all'Olimpico la pressione, l'attesa, il tifo, la responsabilità di un portiere è molto molto più grande quando non sembri in realtà. E anche Marchigiani incontrò delle difficoltà, tutti i portieri. Oggi che fa Nando Orsi? Vediamo se sei preparato. Oggi fa il commentatore televisivo. Ah, no, lo ascolto, è uno dei più preparati d'assoluto. Assolutamente, io condivido, Gabriele, quello che dici di Nando Orsi, che tra un po' sarà con noi. E allora ti torno a chiedere quanto sei preoccupato di questo Milan che non è riuscito a battere il Bologna. Sono preoccupato nella misura in cui il calendario propone difficoltà per il Milan più o meno pari al Napoli, non è che sono più preoccupato di prima, certo avendo due punti in meno ci sono meno possibilità, però il Milan in trasferta mi dà più fiducia del Milan che gioca in casa. E io penso che però qualche volta Pioli dovrebbe rischiare qualcosa di più in partite come queste, dove tu devi vincere e basta. Cioè, se stai 0-0, metti Ibrahimovic, non puoi togliere Giroud, devi rischiare due attaccanti. Magari non ti danno il risultato, però ci hai provato. Così invece non ci hai neanche provato. E quindi sei arrabbiato con il tuo Milan? Beh, sono un po' deluso perché davanti a 60.000 spettatori, con un'attesa così importante, una partita che ti può proiettare avanti, avanti ancora, hai giocato un primo tempo di riserva, un secondo migliore, però insomma dovevi vincere, non hai vinto, quindi io sono uno che gli alibi proprio non li voglio sentire. Lo abbiamo ora collegato al telefono Nando Orsi, buonasera Nando. Niente, ancora abbiamo da risolvere qualche problema, l'attesa diciamo così fa sempre un bell'effetto, no Gabriele? Ah, sì, c'è l'attesa sicuramente. Con un personaggio come Nando Orsi. Ma a parte quello, ma anche sugli eventi, l'attesa è quello che dà all'evento il fascino diciamo particolare, no? Come le grandi partite, il bello delle grandi partite sono i giorni che precedono la grande sfida, le ore che precedono la grande sfida, che te la fa sentire il cuore che batte più veloce. Eccolo, sento in sottofondo. Buonasera Nando. Buonasera a voi. Buonasera eccoci, a voi. Ciao. Eccoci, Nando Orsi, già Gabriele De Bari ha raccontato un grandissimo Nando Orsi ai tempi della Lazio. Lo sto sentendo e lo ringrazio perché Gabriele è stato... Beh, insomma, abbiamo condiviso tantissimo, no? Io ho fatto 17 anni di Lazio e praticamente lui è stato sempre presente. Ha convissuto con noi tante gioie, tanti dolori, però in generale quando si condividono delle esperienze di calcio, quando stiamo parlando di calcio, diciamo che è sempre bello, capito? Perché noi ci consideriamo dei lavoratori molto fortunati, giocando a pallone, giocando, facendo uno sport, facendo un lavoro che ci piace e che alla fine non ci dà neanche tanto fastidio, insomma, diciamo che qualche critica c'è stata perché Gabriele era uno di quelli che non se le faceva, non è che non te le mandava a dire, quando c'era qualcosa da dire le diceva. Ne sappiamo qualcosa sempre... qui Nando, ne sa qualcosa il povero Gaetano Auteri, allenatore che è stato esonerato qualche giorno fa. Sì, col Pescara, beh vabbè, ma è... cioè, non è che poi dopo è colpa sempre dei giornalisti, cioè se Auteri è stato esonerato non è che è colpa dei giornalisti, è colpa perché i risultati non ci sono stati e quindi d'altronde gli allenatori, i calciatori devono convivere anche con questo tipo di situazioni, anche perché gli emolumenti sono importanti e quindi alla fine questi sono i rischi del mestiere. Dando, dopo 20 anni però il rapporto è ottimo, splendido, cioè non abbiamo mai avuto uno screzio, una lite. Quando mai telefonato sai benissimo che ho accettato subito il tuo invito. Sì, ma non... Ti reputo una persona per bene oltre che un bravissimo giornalista, quindi diciamo che poi dopo con l'andare del tempo, quando si invecchia un po' si diventa un pochino più tolleranti. No, ma Gabriele non diventa tollerante, Nando, te lo assicuro io. Lo so che c'ha... No, lo so, però lui... Diciamo che ognuno ha il suo modo di condurre una sua professione.
Gabriele non è che ha fatto, diceva delle cose sbagliate, diceva delle cose dal suo punto di vista, delle volte potevano essere giuste, delle volte potevano essere sbagliate, come d'altronde nella vita succede, se sbaglia, però l'importante è sempre avere una critica costruttiva, mai essere cattivi verso qualcuno, verso delle persone, insomma, diciamo che con Gabriele abbiamo condiviso tanto e sono stati sempre bei ricordi. Allora Nando, io inizio il discorso di calcio internazionale con te, mi permetto di darti del tu, perché volevo testare se Gabriele De Bari si era un po' calmato rispetto a 7 giorni fa, quando io con molto timore ho dovuto, per dovere di cronaca, dire che l'Italia era fuori dal mondiale per colpa della Macedonia, oltre il 60° posto del ranking mondiale. Gabriele De Bari ha urlato che Gravina e Mancini si devono dimettere. Si è calmato Gabriele? No, perché... Non cominciare Gabriele. Soddisfatta, guarda, da italiano, da tifoso, oltre che da giornalista, vedere l'Italia uscire contro la Macedonia, io mi ricordo persino la Corea, perché ho qualche anno, una delusione così grave, così pesante, non c'era mai stata. Non è tutta colpa del tecnico, perché ho anche detto che questa, secondo me, è la nazionale più scarsa del dopoguerra. No, è la mia opinione. Sì, ma più scarsa del dopoguerra, ha vinto un europeo. Sì, ma non significa, non erano questi. Guarda, non c'è, della difesa soltanto il portiere c'era. Gli altri erano tutti diversi. È difficile vincere con questi giocatori. Io faccio un esempio: se tu chiedi a un bambino dammi una maglia dell'Italia, ma chi ti chiede questo ragazzino? Non ci sono i simboli, gli idoli, i giocatori che questo è un fenomeno. No, è una squadra che Mancini ha messo su, diciamo, con quello che poteva, ma si ritrova con una squadra veramente imbarazzante. Mi fai sentire cosa ne pensi? Anche se per battere la Macedonia bastavano queste e altre. Volevo sentire cosa ne pensava Nando Orsi di questa clamorosa eliminazione. Beh, sono rimasto male io, come sono rimasti male tutti i 54 milioni di italiani. È stata veramente una disfatta, una bruttissima cosa che parte da lontano, non parte soltanto dalla sconfitta con la Macedonia, del nord tra l'altro, quindi non di tutta la Macedonia, perché quindi abbiamo perso con una squadra una parte della Macedonia. Ma la sconfitta viene dal pareggio con la Bulgaria, dai 2 rigori mancati con la Svizzera, da una non vittoria con l'Irlanda del Nord. E quindi è logico che, non dico che era preventivata, perché poi dopo vincendo con la Macedonia devi andare a giocare con il Portogallo, quindi non si era fatta assolutamente niente. E io penso che anche se si andava a giocare con il Portogallo e si perdeva, dicevamo le stesse cose. Diciamo che Mancini... ha voluto rispettare quelli che avevano vinto il campionato d'Europa, forse un po' anche sbagliando, e si è ritrovato con dei giocatori, secondo me, un po' con la pancia piena, poco motivati, poco cattivi. Cioè quello che era successo ai mondiali, che è stato una grandissima favola, la cattiveria che ci hanno messo in tutte quante le partite non si è rispecchiata poi in quello che abbiamo visto nel girone di qualificazione mondiale, né tantomeno con la Macedonia. Una squadra confusionaria, una squadra molto frenetica, una squadra con poche idee, una squadra che ha giocato questo tiki-taka molto sterile, che aveva poche possibilità. Se tu pensi che abbiamo Immobile, che è un giocatore che ha fatto in 5 anni, in 6 anni 200 gol, non riesce ad avere a fare un'azione pericolosa. Quindi in generale la delusione è grande. Da come si riparte io non lo so, perché i giocatori dell'Italia sono questi, non è che ce ne sono tanti diversi, quindi Mancini dovrà andare a pescare un po' nelle squadre anche di Serie B, trovare qualche giocatore giovane che possa essere confacente a quello che è il futuro di questa nazionale, quindi un compito abbastanza difficile. Sono d'accordo sul fatto che forse si dovevano dimettere, Mancini si doveva dimettere, salvo poi Presidente della dire non no, accettare le dimissioni. Non voglio che tu ti dimetti, sì. Voglio continuare con te, però almeno c'era un atteggiamento diverso, no? Invece così non è stato, ma comunque io spero assolutamente che Mancini possa ritornare ad essere o a ricompattare una nazionale che in questo momento si è un po' sfaldata, è un po' lo specchio di questo nostro campionato, secondo me. Campionato abbastanza normale, e quindi
Purtroppo in 8 anni non siamo riusciti ad andare ai mondiali, adesso dovremo aspettare altri 4 anni sperando di poterci andare, quindi è un momento di grande crisi che dobbiamo assolutamente risolvere. Nando, noi abbiamo avuto grandi nazionali, ci sono stati giocatori nella storia, ti faccio uno o due nomi, Beppe Savoldi, 173 gol in Serie A, 2 presenze in azzurro, cioè avevamo fuori Pruzzo, che non è andato a un mondiale dopo aver vinto 3 titoli di capocannoniere, cioè ci sono stati giocatori, o giocava Rivera o giocava Mazzola, che avremo ospite dopo di te, cioè noi abbiamo avuto dei giocatori straordinari, questa è una squadra che non dice niente, che non ha dei simboli, non ha dei giocatori che ti fanno... No, Gabriele, ti devo dire che in generale nelle squadre italiane un po' il senso di appartenenza si è perso un po' dappertutto, sì. Non ci sono più giocatori simboli, no? della squadra tipo la Roma, tipo la Lazio, tipo l'Inter, cioè ci sono troppi stranieri, ci sono pochi italiani, c'è poco coraggio di investire sui giovani, c'è poco coraggio di far giocare i giovani, forse Mancini l'ha fatto, perché poi dopo nelle prime convocazioni lui convocò anche Zaniolo che non aveva mai giocato, tanti giocatori che non hanno mai giocato e quindi li ha messi subito in nazionale, però in generale i giocatori cioè non si può fare un paragone fra i giocatori che di prima e di adesso. Adesso è tutto un calcio diverso, è un calcio estero, non è più un calcio italiano. E quindi ovvio che quando tu hai il 70% di giocatori stranieri e il 30% di italiani, è ovvio che non hai tantissima scelta. E in più noi quando facciamo giocare lo straniero diciamo che si deve adattare, quindi gli diamo anche, siamo anche più indulgenti. Quando facciamo giocare il giovane diciamo che è inesperto. E invece dovrebbe essere il contrario. Gabriele De Bari per Nando Orsi sui temi del calcio internazionale, perché sono stati dei risultati clamorosi. Nando, ieri in Europa ci sono stati 2 risultati che a me hanno un po' sorpreso, non so a te, vorrei sapere cosa ne pensi tu, e soprattutto parlando anche nello specifico del Villarreal, ha vinto 1-0, ma poteva vincere anche 3-0. Ecco, quindi la Juve non è così scarsa. Esatto. Io sono rimasto impressionato. Allora c'è una differenza fondamentale tra il nostro campionato e quando noi mettiamo il naso fuori dall'Europa. Quando noi mettiamo il naso fuori dall'Europa ci rendiamo conto che il nostro calcio è un calcio troppo tattico e poco aggressivo, poco intenso. Quindi anche la settima squadra del campionato di serie A spagnolo ti può mettere in grande difficoltà. L'abbiamo visto Villarreal con la Juventus, l'abbiamo visto il Villarreal con la stessa Atalanta, abbiamo visto il Milan quando è andato a giocare nel girone di Champions, abbiamo visto la Roma quando è andata a giocare col Bodoglimt, abbiamo visto la Lazio che è uscita, quindi il nostro calcio è un calcio troppo tattico e poco intenso, e quindi su questo noi dobbiamo lavorare, i nostri allenatori devono lavorare su questo. Noi andiamo a vedere Real Madrid-Chelsea e vediamo un'altra partita, andiamo a vedere una partita di Premier League e vediamo un'altra partita a livello di intensità, a livello di qualità, andiamo a vedere una partita italiana, dopo un po' cambiamo canale, vediamo cosa c'è sul secondo, per dire, no? E quindi su questo dobbiamo lavorare. Scusami se ti interrompo. Perché secondo me in Italia per gli allenatori c'è troppo la paura di perdere il posto e quindi devono assolutamente pensare prima a difendersi e poi dopo andare ad attaccare, perché il risultato è troppo importante, è importante anche all'estero, ma qui in Italia è molto più importante. Qui in Italia, se tu consideri che ogni anno escono da Coverciano 100-200 allenatori, le squadre sono sempre le stesse, quindi gli allenatori sono così tanti che alla fine c'è una concorrenza spietata, e quindi è ovvio che ognuno cerca di tenersi il posto proprio, e comunque questo può essere riduttivo, ma in Italia abbiamo sì degli allenatori buoni, ma non abbiamo degli allenatori che hanno coraggio di fare certe cose, perché secondo me molte volte hanno paura di perdere il posto per i risultati. Gabriele. No, io tornando al Villarreal, magari Bayern farà 4-0, però per me se la rischia, perché questi in contropiedi sono veramente bravi e pericolosi, e ieri ne hanno fatto uno verso la fine che poteva fare il 2-0 e sarebbe stata un'altra gara di ritorno. Ma tra l'altro Gabriele, Unai Emery è uno che ha vinto Coppa UEFA, Coppa Europa League, ne ha vinte 2 o 3 mi sembra. 3. Quindi è uno abbastanza, è un conoscitore proprio di questo tipo di situazioni. Quindi è vero che forse, come dici tu, il Bayern Monaco vincerà, ma io non penso che
il Villarreal, se noi lo andiamo a vedere quello che ha giocato contro la Juventus, ha giocato contro la Juventus, si è difeso, ha tenuto e poi dopo è partita, ha vinto 3-0. Dopo, cioè, anche ieri ha fatto un po' di contropiede. Non darebbe scontato al 100% il passaggio del Bayern Monaco. Neanch'io, no, perché ieri sera sono rimasto impressionato. L'1-0 è un risultato che non rispecchia l'andamento della partita, perché sì, poteva vincere con più gol il Villarreal. Con più gol, sì, è vero. Del resto, guardando adesso una squadra che fa fuori l'Atalanta in quel modo, la Juve in quel modo, campione UEFA in carica, non è così scarsa. E noi ci siamo lasciati andare quando abbiamo visto Juventus Villarreal. Soltanto al nome ci siamo lasciati andare, ma non abbiamo visto la squadra, non abbiamo visto chi allenava, forse. Sì, perché sì. Poi dopo ha dimostrato che anche all'andata Villarreal-Juventus, forse doveva vincere questa partita, invece la Juve è andata in vantaggio dopo un minuto, poi dopo l'ha un po' gestita, ma il Villarreal aveva avuto tante occasioni per far gol. No, ma ieri sera due partite particolari. Anche lo stesso Chelsea, campione in carica, perde in casa 3-1, sai, pesante. Ma è pesante, però quando tu vai in squadra un giocatore come Benzema, diciamo che può succedere. È un allenatore come Ancelotti. È un allenatore come Ancelotti, è vero, hai ragione, è vero. No, Benzema che qualcuno fino a qualche tempo fa non considerava nella giusta dimensione, ha dimostrato nelle ultime due gare di essere un fenomeno, ragazzi. Ah, sì. Beh, diciamo che Benzema un po' è stato un po' offuscato dalla presenza di Cristiano Ronaldo fino a che è stato Real Madrid. Sì, no, poi dopo, quando Cristiano Ronaldo è andato via, Benzema ha dimostrato veramente tutte le sue qualità, perché poi è un giocatore meraviglioso. Io ho commentato Paris Saint-Germain e Real Madrid, anche se non ha fatto tanto, però lo vedi che è un giocatore diverso, con delle qualità diverse dagli altri. Io volevo chiedere a Nando Orsi se possiamo provare un po' a sbilanciarci su quella che sarà la Juventus del futuro, perché mi spiego. Abbiamo detto dell'eliminazione col Villarreal. A conti fatti, la Juventus io credo che in Spagna abbia fatto una buona partita e ha preso un gol su un errore clamoroso individuale. Ma anche un buon primo tempo nel ritorno ha giocato. Un errore individuale di Rabiot. Ha fatto un grande primo tempo, ha un ottimo primo tempo, una traversa, occasioni fallite contro un Villarreal che poi ha battuto il Bayern Monaco. Contro l'Inter qualche giorno fa, io credo che abbia fatto una partita a porta unica per 90 minuti, ma ha perso 1-0 con delle decisioni dubbie dell'arbitro, e si parla di grande rinnovamento in sede di mercato estivo per la Juventus. Non ci sarà Dybala, pronta l'offerta per Raspadori, si prova per Milinkovic-Savic, visto che parliamo proprio di Lazio, o Pogba come grande colpo. Insomma, che Juve si aspetta, Nando Orsi? Che cosa sta pensando la dirigenza? Allora, Allegri ha detto: per lo scudetto ci proviamo quest'anno. Quando Allegri si sbilancia in questo modo, vuol dire che sulla progettualità, diciamo, che hanno parlato, è che la Juve farà sicuramente qualcosa di importante per ritornare ad essere competitiva a livello di campionato. Sì. Io non so chi dovrà prendere, sicuramente per quello che è successo quest'anno, sicuramente un centrocampista dovrà prenderlo, 1/2, sicuramente un difensore /2 dovrà prenderlo, l'attaccante lo ha già preso. Dybala va via a parametro zero, Bernardeschi forse andrà via, ritorna a Chiesa, quindi una squadra che davanti può essere anche fatta, qualche ritocco lì in mezzo al campo e in difesa deve essere necessario assolutamente. Io penso invece, e penso però proprio che la Juventus in questo senso farà degli investimenti, anche se a livello economico qualche problema può averlo. Però io dico che quando spendi 70 milioni per Vlahovic vuol dire che hai intenzione di fare qualcosa di importante, perché se no tu non pensi, cioè non puoi pensare ad andare a spendere così tanti soldi soltanto per avere un centravanti. Il centravanti deve avere anche dei giocatori che sono confacenti ai tuoi movimenti, a quello che tu vuoi fare. Vlahovic è un giocatore straordinario, meraviglioso, un golador nato, cioè su due palloni che gli capitano uno te lo mette dentro. Quindi io penso che la Juve possa anche cercare di costruire la squadra per far sì che Vlahovic si possa esprimere al meglio. Io non vorrei, e questo mi dispiacerebbe, che per fare tutto questo mercato si andasse a cedere l'unico giocatore che secondo me è uno dei più forti stopper, De Ligt. Avevo immaginato, eccolo qui, guarda Dino D'Angelo in regia, puntuale, puntualissimo, anzi, eccolo qui, De Ligt. Ma lì c'è la mano,
lì c'è la mano di Raiola. Ci aiutate a conoscere Raspadori, Nando? Che giocatore è? Beh, Raspadori è un giocatore, che può giocare su tutto, su tutto il fronte offensivo. Può giocare esterno, può giocare seconda punta, può giocare prima punta. Giocatore rapido, veloce, sull'uno contro uno è molto bravo. Io devo dire che quando parliamo di giocatori italiani qui in Italia, teniamo ad accentuare la loro forza, il loro valore, perché molto spesso noi italiani non vediamo i campionati esteri. Però se tu vai a vedere i campionati esteri, giocatori come Raspadori, non ce ne sono tantissimi, ma ce ne sono un bel po', cioè ci sono giocatori bravi, forti, tecnici. Quindi Raspadori esce un po' fuori da quelli che sono i normali schemi di un giocatore italiano normale, perché lui è uno che sa dribblare, sa creare la superiorità numerica, sa fare gol, sa fare l'assist per il compagno, sa anche sacrificarsi, perché poi con De Zerbi e adesso con Dionisi ha imparato anche la fase difensiva. Quindi un giocatore che sul quale la Juventus può anche puntare, perché se Dybala va via, io penso che il sostituto possa essere anche Raspadori. Ecco, quello che volevo proprio arrivare a chiederti, Nando, Raspadori, secondo te, come caratteristica? Non è Dybala però, però ecco. Raspadori non è Dybala, Dybala è un altro giocatore. Quali sono giocatore le differenze tecniche tra i due? No, vabbè, ma Dybala è un giocatore vero. Dybala, secondo me, potrebbe diventare il Bruno Fernandes del Manchester United, ad esempio, dove in Italia è stato poco considerato. Poi dopo il Manchester United diventa decisivo, diventa fondamentale, perché Bruno Fernandes è un gran giocatore. Dybala secondo me è ancora più forte, cioè quando tocca lui la palla, quando lui ha la palla, se sta bene fisicamente, perché secondo me la Juventus ha fatto un discorso anche più che economico, anche il discorso fisico. Dybala quest'anno ha giocato pochissimo, però quando ha giocato è un giocatore che è un fenomeno, cioè, con i piedi. Si vede che è un giocatore diverso, che ha delle qualità, che è uno c'è una luce, un alone particolare che accompagna Dybala ogni volta che prende la palla. Gabriele. No, Dybala appartiene a quella categoria di calciatori chiamati fuori classe. È una categoria purtroppo non molto ampia, negli ultimi anni si è ristretta di parecchio. Dybala è un fuori, se sta bene, come diceva Nando, perché è chiaro che alla base di tutto ci vuole una condizione fisica. Purtroppo invece è un giocatore che ha spesso dei problemi, ma ha dei piedi, ha delle giocate che altri non fanno vedere, che non sanno fare. Quello che fa lui con la palla tra i piedi quando sta bene è uno spettacolo, ed è un peccato che un altro giocatore italiano, italiano che gioca in Italia di grande qualità, debba andare via dal nostro campionato, a meno che l'Inter, che si vocifera interessata, non lo porti a Milano. Vediamo però che dice Nando Orsi, che farà Dybala? Per me andrà in estero. Questo è duro, perché Dybala tu lo prendi a zero. Sai, secondo me il problema che ti avevo detto è che ti avevo detto prima, secondo me prendi Dybala e devi avere rassicurazioni fisiche, perché lui è un giocatore che quest'anno si è fatto male spesso, soprattutto quando ti fa male spesso a livello muscolare devi stare molto attento. Però se l'Inter lo dovesse prendere, io mi domando col 3-5-2 dove lo metti, quindi vuol dire un attaccante lì davanti e sacrificio di Lautaro, perché Lautaro Dybala giocherebbe come seconda punta, come esterno, come quinto esterno non ce lo vedo assolutamente. Lui soltanto Dybala, esatto, fa la seconda punta. Magari esatto, nell'Inter sognano Dybala dietro al ritorno di Lukaku. Diciamo che sarebbe, diciamo che l'Inter con Lukaku e con Dybala, diciamo che potrebbe essere anche una squadra molto più europea, capito? E quindi, però insomma, prendi Lukaku e Dybala, devi fare un esborso economico non indifferente per Dybala a livello di contratto, per Lukaku oltre ad acquistarlo anche a livello di contratto, perché Lukaku prende circa 12 o 13 milioni al Chelsea, e per venire all'Inter io non so se si può abbassare il contratto, io non lo so, poi può succedere di tutto, ma sai, i giocatori hanno un fascino per i soldi che è particolare. Gabriele, ancora qualche minuto con Nando Orsi, cosa vuoi chiedere a Nando? Per ultimo, come vedete questa lotta per lo scudetto, Nando? Così ingarbugliata, così
con tre squadre che possono tutte e tre vincere. Allora, in generale mi sembra che quest'anno per l'otto del scudetto mi sembra un ciapanò. Sapete cos'è il ciapanò? Sì, cioè il 3-7 al contrario praticamente. Conosciamo. Stanno cercando in tutti i modi di far vincere l'altra squadra. Domenica è una domenica pro Milan, è diventata una domenica pro Inter e pro Napoli, e a sfavore del Milan che aveva la partita più facile. Altre domeniche è stato il contrario. Quindi alla fine vincerà la squadra che mentalmente riuscirà a tenere attenzione. Ora, tutti e tre gli allenatori non hanno mai vinto lo scudetto in Italia, perché Spalletti l'ha vinto in Russia, e quindi potrebbero avere, non dico delle difficoltà, però quando tu alla squadra devi comunicare una tranquillità nel momento stesso che stai per vincere uno scudetto, non è semplice. Quindi secondo me chi starà più calmo, chi indovinerà i cambi a partita in corso, chi fisicamente starà meglio, perché ogni squadra ha una sua caratteristica, no? Se vado a vedere, il Milan mi sembra più compatto, il Napoli più di singoli, l'Inter mi sembra la squadra che con l'organico può avere tante alternative. Però io non me la sento di dire chi è favorito. Beh, forse il Napoli, perché ha un allenatore come Spalletti che... Nando, scusa se ti interrompo, è con noi collegato, la tua previsione non farà felice il nostro ospite Carlo Pellegatti, grande giornalista e tifoso del Milan come me. Dai. Ciao Carlo, buonasera, cosa rispondi a Nando Orsi? Ma Nando Orsi innanzitutto non devo rispondere nulla. Buonasera, ciao. Ciao, ha espresso la sua opinione, un'opinione che ci sta. In effetti, quando si indica un favorito, poi va a finire che poi accusa qualche battuta vuoto. Il Milan l'ha accusata lunedì scorso e adesso deve rimediare, come ha rimediato la sconfitta contro lo Spezia vincendo a Napoli, deve rimediare il pareggio contro il Bologna cercando di vincere a Torino. Non è facile, il Torino non ha una grande costanza di rendimento, ma contro Inter e Juventus ha giocato grandi partite. Nando, ma come ti spieghi, anche da milanista, che il Milan con queste squadre di secondo piano in casa soprattutto soffre così tanto, mentre poi magari in trasferta, partite difficili, riesce a esprimere un rendimento superiore e anche una personalità superiore? Perché Gabriele, sai che ti dico, il Napoli, lo sai in casa con chi ha perso? Ha perso con l'Empoli e ha perso con lo Spezia. Più o meno anche in Milan ha fatto uguale. Esatto, cioè, quindi vuol dire che c'è un livellamento del basso, nel senso che le squadre di seconda fascia quest'anno ti mettono più in difficoltà ed è più difficile andarla a battere, perché sono molto organizzate, perché secondo me hanno degli allenatori, dei buoni allenatori che non giocano soltanto per difendersi ma vanno a giocare anche in attacco, e quindi le squadre importanti possono andare in difficoltà. Lo stiamo vedendo in tutte, non soltanto Milan, Napoli, Inter, anche la Juve, anche la Roma, anche la Lazio, l'Atalanta. Quindi quest'anno è un campionato dove non soltanto gli scontri diretti, ma anche gli scontri con le squadre di seconda fascia. Per esempio Milan-Torino domenica, Torino-Milan domenica, per me è una partita molto complicata, perché il Torino è una squadra che gioca bene, una squadra molto aggressiva, che fa dell'intensità, e quindi il Milan può andare in difficoltà. Poi dopo, come ha detto bene Carlo, quando il Milan è andato male la settimana dopo, noi pensavamo che non potesse fare risultato, poi dopo è risorta. Perché? Perché quest'anno è così, e quindi io dico che nessuna delle squadre che lotterà per lo scudetto vincerà tutte quante le partite. Quindi io penso di poter assistere a un fine campionato dove se la giocheranno fino all'ultima. Io intanto saluto e ringrazio Nando Orsi per essere stato con noi. Nando, grazie, ti ringrazio. Ciao Gabriele. Ciao Nando, grazie. Vai subito con Carlo Pellegatti. Nando, Carlo, scusa, che cos'è che non ti piace di questo Milan? Se c'è qualcosa che non ti piace da milanista e da critico? In questo momento è un Milan che fa fatica in attacco. Ha segnato Bennacer contro il Cagliari, aveva segnato prima Kalulu contro l'Empoli. Il problema è questo adesso, in questo momento. Si fa fatica a segnare là davanti, segna solo Giroud degli attaccanti, Leao
non è in grande condizione, lo stesso Messias. Metterà domenica contro il Torino, paradossalmente come numero 10, un giocatore più adatto al centrocampo come che sì, però che si garantisce degli inserimenti, tiri in porta e soprattutto la forza fisica, ma anche un dignitoso fiuto del gol, vedi doppietta contro l'Empoli in quella posizione, vediamo se qualcosa cambierà. Ha provato a mettere Diaz per cercare di dare più imprevedibilità, visto che il Bologna è una squadra bella robusta anche in difesa, non ha avuto successo, quindi il problema del Milan oggi è non tanto le conclusioni verso la porta, ma la precisione nei tiri in porta. Sì, perché contro il Bologna nel secondo tempo ha tirato tanto, però nello specchio... Però portiere ha effettuato niente. Un paio di parate, non di più, sì, niente, una zero. Bella, molto bella, l'altra neanche straordinaria. Ti volevo chiedere ancora, ma tu che sei fuori contro il Bologna e Giroud fuori quando sei 0-0 e devi vincere a tutti i costi la partita, cioè, queste due mosse ti sono piaciute o le hai condivise? O non le hai condivise? Allora, per quello che riguarda che sì, dal primo minuto no, ci poteva stare. Quando l'ha detto, visto che, ripeto, Diaz garantirebbe un qualcosa in più a livello di vivacità, di dribbling, di caratteristiche di giocatore abile a uscire dall'area e abile nel dribbling, ci stava che giocasse Diaz. Adesso è facile dirlo. Sì, 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 ma ci mancherebbe. Invece la mossa, io avrei lasciato anche Giroud tentare il tutto per tutto, palle alte, con magari Ibra leggermente più indietro. Quella in effetti avrei lasciato Giroud anch'io. Perché mentre la prima l'avrei decisa. Stupisce, e non è la prima volta che succede in questa stagione. Mi ricordo, non so se in Champions era successo pure. Partite che devi vincere, togli l'unico attaccante che hai, uno ce l'hai e uno ne fai entrare. Bisognerebbe rischiare. Quelle sono valutazioni di Pioli, sai. Anch'io sarei stato come, sono d'accordo con te, però quelle sono valutazioni. Magari non voleva intasare troppo, non giocare con palle sempre troppo alte, non lo so. Sai, adesso è facile criticare, perché... Quando critichiamo il pareggio col Bologna, ma il Milan fa fatica con le squadre piccole. Ok, o meglio, diciamo non piccole, dalla fascia destra che è più elegante. Però direi che col Cagliari e l'Empoli questo è stato passato in sottordine, perché il Milan aveva vinto. Avesse segnato un gol contro il Bologna, avremmo detto Milan concreto, Milan a saldo. Però Carlo, come ricordavi tu, le ultime due vittorie... sono state firmate da un difensore, sì, ma e da un mediano, sì, ma se vinci, ma sì, lo so, è chiaro, quando vinci con l'Empoli non è che abbia giocato una partita incredibile, no, assolutamente. Cagliari ha giocato, sono partite dove anche a Cagliari sempre controllando la partita, ma non è che è stato un gioco spettacolare. Chiaro che però finisce 1-0, è 0-0, vai a criticare, finisce 1-0, avremmo detto un Milan che sa vincere anche le partite sporche, sai, si viene molto condizionati dai risultati, diciamo che è indubbio che bisogna migliorare là davanti, sì, e diciamo che pesano anche i tre punti, no, pesano soprattutto i tre punti che l'arbitro di Torino ci ha tolto contro Marco Serra di Torino. Che erano tre punti. Guarda, io sì, hai ragione. Io nella mia filosofia hai ragione, anche per me è molto più grave al limite, perché lui poverino ha sbagliato per un attimo di indecisione, gli è venuto il fischio. Molto più grave il fuorigioco geografico contro il Napoli, ed era una partita più importante. Ma se vogliamo anche il Mani contro l'Udinese. Sì, però posso dire una cosa. Hai ragione, però in questo momento sono concentrato su quello che deve arrivare piuttosto che quello che è passato. Poi ci potranno essere recriminazioni, però ci si avvelena il sangue per nulla, quindi sì. A me interessa adesso il Milan è in vantaggio, che tenga questo vantaggio. Io volevo chiedere a Carlo, allora... chiedo scusa Carlo, ti ho interrotto, perdono. No, prego. Volevo chiedere un tuo giudizio su questo Juventus-Inter che ha sostanzialmente rimesso in corsa l'Inter per il campionato, però probabilmente
sul campo i valori espressi erano altri, almeno questo è il mio giudizio. Beh, questo è un giudizio direi unanime, sia sulla prestazione della Juventus e dell'Inter, sia sull'episodio che ha riguardato Zaccaria. Diciamo che l'Inter è stata fortunata nelle ultime due trasferte a Torino, mettiamola così, tanto cosa vuoi dire. E quindi, chiaro, sì, no, però, io ne avrei da dire. No, perché poteva prendere zero punti, sì. Ne ha presi quattro. Cosa vuoi che ti dica? Se vogliamo, il merito era zero punti. Però il discorso è che la domenica scorsa l'Inter ha portato a casa queste vittorie. A volte capita di vincere queste partite magari non meritando. Adesso però c'è la partita con Verona, deve dimostrare che sia stata una serata storta e non quando quello che pensano molti, che è una squadra un pochino sulle gambe. Vediamo, certo è stata una bella iniezione di entusiasmo, quello è vero, molto importante. Ecco, partendo però, dal prossimo turno, Carlo, Inter-Verona e c'è un Milan che gioca a Torino. Qual è la partita chiave? È Napoli, non dimentichiamo. E non, Napoli, no, io facevo nel riferimento, no, cioè, con il Milan. È chiaro che c'è Napoli-Fiorentina e il Napoli è una squadra che sta giocando a memoria ora. No, ma più che giocando a memoria è seconda in classifica. Esattamente. L'Inter, qual è la giornata chiave da qui alla fine? C'è questo Napoli-Roma, pensavo il 18 quella, aprile. Pensavo fosse quella di domenica scorsa. Mm. Al contrario, però. Stata. No, pensavo fosse quella perché cioè, chi erano i favoriti? Favorito era l'Atalanta con un Napoli in difficoltà sul piano della formazione, la Juventus con un Inter che ha fatto 7 punti in 7 partite e il Milan che invece aveva vinto le ultime due partite. Invece si è ribaltato tutto e quindi direi che ormai i pronostici è totalmente inutile farli. C'è una squadra che sta ammazzando il campionato e quindi si tratta di sbagliare il meno possibile in questo momento, più che fare e cercare di evitare di sbagliare. Ecco, una Roma che, diciamo, numeri alla mano, potrebbe essere tornata in corsa per quanto riguarda la lotta Champions, perché a meno 5 dalla Juventus. Certo, e infatti per il Milan è comodo perché affronterà l'Inter a San Siro e fra due domeniche mi sembra il Napoli a Napoli. Ecco, esattamente. Quindi, Carlo, io stavo dicendo, potrebbe essere proprio la Roma l'arbitro dello scudetto? Sì, certamente. Bisogna vedere se la Roma avrà, sì, però in effetti giocando a aprile, dunque giocherà senza il problema. Ecco, c'è da dire che giocherà in casa, però la partita di Conference può darsi che tolga qualcosa per l'impegno contro il Napoli. Non vorrei che però adesso la Roma ha, se non avesse avuto la possibilità di arrivare quarta, probabilmente troveremmo una Roma più concentrata sull'Europa. Invece l'idea di arrivare quarta, adesso mi sembra che abbia la Salernitana, la Juventus va a Cagliari, se la Juventus non vincesse a Cagliari, pareggiasse, c'è il rischio che la Roma sia a 2 o 3 punti. Dopo allora, d'accordo la Conference, però mette molto l'acquolina in bocca per la Champions League, sarebbe un'impresa. Carlo, 2 o 3 punti che sarebbero il frutto di 2 incredibili rigori sbagliati in entrambe le partite, Roma-Juventus, Juventus-Roma. Ah, beh, certo, cioè, vabbè, però sai, tu guardi molto gli episodi arbitrali, giustamente, e io guardo che la Roma, cioè, adesso si è un po' messa in riga, ma ha vinto, ha pareggiato a Sassuolo all'ultimo secondo, ha vinto a Spezia all'ultimo secondo, meritando non tanto, quindi anche la Roma, voglio dire, adesso però, dopo il 3-0 con la Lazio, meritatissimo, adesso è una squadra molto in salute, e quindi attenzione, le squadre in salute sono pericolose e quindi Napoli e Inter sono avvisate. Specialmente in primavera sono pericolose. Quando ci sta ad avere gamba e benzina per poter portare a casa i risultati. Certo. Carlo, certo. Prima di salutarti e di ringraziarti per il tuo prezioso contributo, ti volevo chiedere in chiave Milan perché? Perché il Milan oggi è la squadra prima in classifica, ma è anche la squadra che forse ha sofferto più di tutti in Europa, perché ha fatto, no Gabriele, correggimi se sbaglio, 4-4 sì, nel girone. Ecco, pur non giocando male. Il Milan in Europa ha solo sofferto l'arbitro Shakir e l'arbitro Pigi. In Europa non ha sofferto nulla, ha giocato un'eccellente partita contro il Liverpool, rischiando all'inizio poi dignitosa. Poi stava giocando benissimo con l'Atletico Madrid, si è inventato le cose il signor Shakir. Poi ha vinto a Madrid,
è contro il Porto, male al San Siro, malare, una partita da pareggio, Brick non vede il palo su Benasser. In Europa era stato un cammino totalmente sfortunato, non brutto. Io ti chiedo l'ultima... Mentre non guardo, non sto a far tanti rimpianti in campionato, perché il campionato è lungo, sì. In Coppa dei Campioni gli arbitraggi mi hanno fatto veramente... hanno irritato i tifosi del Milan. A proposito di Coppa dei Campioni o di Champions, che dir si voglia, e ti salutiamo, Carlo. Ieri il Villarreal, battendo 1-0, ma poteva essere più ampio questo risultato, una di quelle che la candidati a vincere, ovvero il Bayern Monaco, ha riabilitato un po' la prestazione della Juventus, o no, è indifendibile? Non puoi perdere per il Villarreal dopo aver speso 70 milioni per Vlahovic. Non riabiliti nulla, perché la quarta perdi dal Lione, perdi dall'Ajax, perdi da adesso dal Villarreal. Ogni anno ci sta qualcosa che... No, non riabiliti proprio nulla. Non si può perdere 3-0 dal Villarreal. No, anche perché... Se fossi tifoso della Juventus non mi consolerebbe il fatto che il Villarreal, anche perché all'andata tutto sommato è finita 1-1 se non erro, quindi la Juventus aveva fatto il tutto, non si può perdere 3-0 nel Villarreal. Però vedi una cosa, Gabriele, non voglio giustificare nessuno, perché io sono perfettamente d'accordo con Carlo Pellegatti, però la Juventus di Allegri fuori con l'Ajax doveva essere la squadra materasso, poi l'Ajax ha rischiato di arrivare fino in fondo, la Juve di Sarri fuori con il Lione, poi il Lione ha battuto anche il City, il Villarreal mi batte il Bayern Monaco, ma non è che la Juve è sfortunata. No, anche noi spesso, no, però... poi l'anno scorso col Porto non puoi perdere, sì, no, ma... dopo aver investito con De Ligt hai speso 500 milioni negli ultimi 4-5 anni, certo. Puoi perdere da quelle squadre. No, ma soprattutto qui ci si lascia condizionare dal nome senza guardare gli aspetti tecnici. Sai, Villarreal ha battuto l'Atalanta, è vero, però è una squadra di seconda fascia. Seconda fascia, no, ma è la squadra campione in carica della UEFA. È una squadra che ha dei buoni giocatori, anche se in Spagna non sta facendo granché, ma comunque è una squadra pericolosa, come lo sono tutte in Champions quando arrivi dopo, diciamo, nella fase successiva ai gironi. E bisogna stare attenti. Tu hai speso tutti quei soldi, come ricordava Carlo, per avere il centravanti che ti potesse anche portare avanti in Champions. E questo non è accaduto, è una delusione forte. Carlo, certamente. Io ti ringrazio, sì, per aver impreziosito la nostra trasmissione, buon lavoro e complimenti per grazie, tutto quello che fai. Grazie Carlo, buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Allora, noi Gabriele questa sera chiudiamo qualche minuto prima, però volevo raccontare con te il pareggio, anche un po' sfortunato, dell'Atalanta in trasferta in Europa League, 1-1 contro il Leipzig, con l'autorete sfortunato dopo il calcio di rigore di Zappacosta, e con la Roma che per cancellare quel 6-1 famoso nella fase a gironi sta vincendo 1-0 appena segnato Pellegrini. Eh beh, è meno, sai... Io non sono d'accordo con chi dice vinciamo e cancelliamo. Quello che hai fatto, Enrico, non si cancella, resta lì. La sconfitta contro il Bodo Glimt della Roma rimane, perché è un'onta che resta. Certo. Anche se oggi vincessi 4-0, 5-0, quello nessuno te lo togli. Diciamo che lo puoi riscattare, sì, ma il cancellare non si cancella mai, perché gli almanacchi nel calcio sono fatti per restare a vita, e quando ci sono dei risultati storici nessuno ne sarà in grado di andare a toglierli. Mi dai il pronostico tuo per chiudere, Gabriele, chi vincerà questo scudetto? Non parlare da tifoso del Milan. No, me lo chiedi, io sono parte in causa. Io ho sempre detto che lo merita il Napoli, più del Milan, perché il Napoli, ti dico anche perché, oltre ad essere partito in maniera straordinaria, ha avuto una serie di infortuni e di disavventure che non hanno avuto le altre, e non a misura quanto il Napoli, e poi il Napoli ha avuto comunque, nonostante le sofferenze e le problematiche, ha avuto un gioco sempre un gioco piacevole. E anche un po' di Abruzzo nella scritta, Sì, perché viene in ritiro qui da noi. Sarebbe carino, il tricolore a Castel di Sangro. Pensa se Castel di Sangro, il Napoli campione d'Italia, che effetto nella tifoseria, nell'accoglienza, insomma, il Napoli, io ho visto... Che cosa hanno fatto quando hanno vinto il primo scudetto a Napoli? Ho visto. Beh, per l'Abruzzo bisogna tifare Napoli, allora. Sì, per l'Abruzzo sì. E non lo so pensare adesso, dopo tanti anni, se a Napoli ritornasse. Certo, non sarà il primo, non sarà Maradona,
ma comunque Napoli ha un modo di festeggiare che è unico in Italia. Questa è la squadra del Napoli, guarda quanti sorrisi. Ecco qua Gabriele, che mi dici? Me lo ricordo, io li ho visti dal vivo, li ho seguiti. Questo era il trio straordinario, Maradona, Careca e Giordano. È un trio di attaccanti che è veramente unico, unico. Si integravano tutti e tre, erano amici fuori del campo e in campo, segnavano gol, facevano spettacolo. Era un divertimento vederli. Mi dici un tridente offensivo degli ultimi 20 anni simile per qualità a questo? Ma quello che ha avuto il Milan con Van Basten, Gullit e Virdis. Neymar, Messi e Suarez? Sì, anche, ma non hanno vinto quanto quelli del Milan. Cioè, vabbè, quel Milan lì in Europa ci mancherebbe altro. Cioè inarrivabile. Noi parliamo di Virdis che faceva 17 gol in quel trio. Cioè, si ritagliava uno spazio per segnare 17 gol, cioè vuol dire che era uno forte forte. Gabriele, alla fine siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata, tu l'hai aperta con, ti sei tolto un sassolino con Auteri, lo vuoi chiudere? No, io non mi volevo togliere niente. Però tu l'avevi detto da ottobre. Io quando ho visto certe situazioni ho cominciato a capire che l'allenatore non aveva io mi ricordo una cosa, percepito Gabriele. La realtà. Mi ricordo una cosa, era ottobre, era la quinta partita, il Pescara era secondo, primo ancora in classifica. Tu hai detto, tra lo stupore di tutti, comincio ad avere qualche dubbio su questo tecnico. Sì, perché alcune cose, dopo tanti anni di esperienza, anche se non in Serie C, ma il calcio è più o meno uguale, anche se gli interpreti hanno altre dimestichezze col pallone. Non mi piaceva, non mi convinceva, la squadra era forte e alcuni giocatori non venivano utilizzati, ci sono state tante situazioni anomale che si sono poi protratte anche nel girone di ritorno, nonostante qualche miglioramento, anche grazie a un paio di innesti indovinati della società, cosa che non è stata fatta nel mercato passato, quindi lì ci sono stati tanti errori. Ecco l'Auteri. Zauri ti soddisfa? Com'è? Zauri, ti piace? Non è la prima scelta che aveva. Alla Lazio come andava Zauri? Beh, ha fatto 7 anni di Lazio, ha giocato in nazionale con la maglia della Lazio, l'esordio ero presente a Napoli, era Napoli-Jugoslavia, 1-1, quindi ha fatto ottimi risultati come calciatore. Come allenatore finora non si è ancora visto, perché Pescara è stato poco, poi ha fatto la primavera a Bologna, secondo me è venuto qui per poco, perché ha voglia di rimettersi in gioco, perché è difficile portare un allenatore per 3 partite, Enrico. Un allenatore ti chiede 3 partite più il rinnovo anche per un altro anno. Cioè, chi ti viene per un allenatore importante per 3 partite non si muove. Assolutamente. Non anticipiamo altri temi, perché tra mezz'ora ci sarà Pierluigi Vasile con il suo salotto a tutto calcio, sempre con la regia di Dino D'Angelo, che intanto saluto e ringrazio. Grazie a te Gabriele. No, grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Noi non ci saremo giovedì prossimo, perché a proposito di Zauri ci sarà Pistoiese-Pescara e quindi saremo live con la partita della formazione biancazzurra. Ci sentiamo tra 15 giorni sempre con la voce del calcio. Grazie a Gabriele De Bari, buon proseguimento con i nostri programmi. I'm a bad liar.